discernere la verità. Viviamo in un mondo che cerca di farci credere che la verità sia relativa. Quello che potrebbe essere vero per me potrebbe essere falso per qualcun altro. Pensiamo ad esempio a ciò che sta accadendo in merito all'identità di genere. Noi sappiamo che la verità è una persona, Gesù Cristo, Giovanni 14,6. La verità, Gesù, non è relativa, ma è valida per tutti, ovunque e in ogni tempo. Dio ha creato ogni cosa, conosce la verità e la vuole rivelare ai suoi figli. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ebrei 5,14. Il Signore vuole che diventiamo maturi e capaci di discernere. Capita a tutti di avere opinioni discordanti e alcuni arrivano ad infervorarsi su svariate tematiche come la politica, l'economia, l'etica o tematiche strettamente personali. Perché accade? Perché ci capita di indossare degli occhiali che hanno dei filtri, che deformano la realtà e che ci impediscono di discernere appieno ciò che sta accadendo. Nei prossimi giorni vorrei esaminare con te 7 filtri che possono ostacolare la nostra crescita ed impedirci di diventare maturi per riuscire a discernere le cose secondo la volontà di Dio. Ti invito a pregare con me. Caro Padre Celeste, ti ringrazio perché in te abbiamo piena comprensione della verità e questo ci porta alla tua pace sovrannaturale. Grazie perché ci vuoi svelare nuovi livelli di comprensione. Che lo Spirito Santo ci aiuti a maturare per diventare sempre più simili a Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Solo in Dio hai pieno discernimento. Grazie di esistere. Emmanuel Go.